Salve, oggi presenteremo al Salotto Caracci, oggi martedì 12 febbraio 2013, questo libro del magistrato Pier Camillo Davigo, scritto a quattro mani col giornalista Leo Sisti, della La Terza 2012. L'organizzazione della giustizia vede oggi l'Italia non primeggiare per efficienza e credibilità. Anzi, in questo campo vantiamo tristi primati in negativo, che culminano in quello che nel libro a quattro mani di Davigo e Sisti viene definito già nel titolo Processo all'italiana. Dopo il matrimonio all'italiana e tante altre specialità nostrane, ecco anche il processo all'italiana, con i suoi tempi lentissimi, la farraginosità procedurale, l'accumulo elefantiaco dei fascicoli e dei ritardi, l'abuso delle querele, dei contenziosi, dei ricorsi in appello. E poi le fatali vie di fuga delle prescrizioni, delle amnistie, dei non luoghi a procedere, quasi sempre a vantaggio di chi delinque e a svantaggio delle vittime. Platone, come ricordava Roberta De Monticelli nella questione morale e nella questione civile, equiparava addirittura la giustizia alla bellezza. Il giusto è buono, è vero, e dunque ha nel regno dei valori una sua inconfondibile bellezza, tanto che bisogna non solo rispettarlo e venerarlo, ma compiacersene, come della più grande delle opere d'arte. Invece, a leggere questo libro e ad udire le parole del magistrato Pier Camillo Davigo, la mente di Mani Pulite e oggi consigliere della Corte Suprema di Cassazione, il mondo della giustizia non appare affatto bello. Anzi, almeno come amministrata, appare davvero bruttino, brutto talvolta come può essere l'inferno. Di chi la colpa? Troppo facile rispondere dei magistrati, ossia di quei giudici, GIP o PM, che costretti a barcamenarsi come dei Sisifo sui fianchi di una montagna di carta più grande delle forze di un gigante, o in una giungla di leggi e leggine che confondono le acque anziché chiarirle, o complicano maledettamente il loro lavoro, ecco quei giudici che appaiono piuttosto come degli eroi. Ecco, potremmo già dividere le manifestazioni dello sfacelo della giustizia in Italia in due grandi campi, semplificando: quello della quantità, cioè quantità dei processi, degli incartamenti, delle querele, dei ricorsi, e quello della qualità delle leggi che ingabbiano il lavoro della magistratura, lo mortificano da una parte e lo rendono ipertrofico dall'altra. Si parla di mancanza di risorse per aiutare la rinascita della giustizia e favorire lo smaltimento dei processi. Certo, c'è anche questo aspetto. I magistrati sono pochi, a differenza del formicaio degli avvocati, e anche il personale che ci lavora intorno ai magistrati, rimane gravemente insufficiente. Ma al di là delle risorse vi è un problema di fondo. L'Italia è un paese a illegalità diffusa. Latita, come è noto nel mondo, una cultura italiana della legalità, del senso civico, dell'etica pubblica, a favore di una condotta che si sente premiata nel farla franca, nell'aggirare le norme, nell'approfittare dell'ambiguità delle leggi e della fantasia degli avvocati, nell'evadere restrizioni, doveri civili e tasse. E allora già a questo proposito ci potremmo chiedere: perché gli italiani hanno queste caratteristiche? Siamo un popolo che c'è cioè, da sempre fatto così? Il popolo di Machiavelli e Guicciardini? Il popolo descritto da Leopardi nel discorso sopra lo stato presente degli italiani? Oppure siamo le vittime dei nostri delegati politici e dei nostri amministratori? Ma se ne siamo le vittime, è perché, come molti ripetono, ogni classe governante è lo specchio del suo popolo e dunque votiamo i governanti che ci meritano, che in qualche modo ci assomigliano, o questo non è affatto vero? Intanto, un punto fermo di questo libro è l'indipendenza del giudice, il valore dell'indipendenza del giudice, più come ideale regolativo, anche se previsto dalla Costituzione, che come dato di fatto in Italia. Nel senso che in Italia questa indipendenza tende a non essere riconosciuta, a essere considerata un privilegio da limitare, come se la magistratura non fosse un corpo separato dall'esecutivo e dal legislativo, ma una sorta di succursale, di potere al servizio.
Tanti sono stati negli ultimi anni i tentativi di limitare l'indipendenza dei giudici, da una parte a favore dei governi e dei parlamenti, dall'altra degli avvocati, difensori e ovviamente degli imputati. Lo strapotere della magistratura è un'espressione nata in tempi berlusconiani e dei tempi dei Lodi Alfano, ma già un ex magistrato di sinistra e poi ministro come Violante aveva cominciato a proporre vere e proprie mutilazioni all'indipendenza dei giudici. Anche per i pubblici ministeri la vita in Italia non è mai stata facile. Dopo lo scandalo di Mani Pulite c'è chi ha proposto l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui il PM ha sempre avuto il monopolio. Un'azione penale non obbligatoria, ma per così dire facoltativa, questa farebbe del PM una figura esposta ai soffi dei condizionamenti più disparati, a partire da quelli politici. Celebre e ricorrente è la proposta della separazione delle carriere fra PM e magistratura giudicante, e persino quella di trasformare il PM in un avvocato dell'accusa, come proposto da Berlusconi. Vi sarebbe dunque in tribunale un confronto non più fra un uomo espressione della legge e un avvocato espressione degli interessi del cliente e della propria parcella, ma un duello alla pari fra due avvocati come gli altri, al di là di ogni privilegio di vincolo a una legge costituzionale, come al tempo dei sofisti. Una giungla dove prevarrebbero gli interessi dei più ricchi e dei più potenti, ossia quelli più capaci di pagare ricchi e potenti avvocati. Dove ci sarebbe più l'autorità giudiziaria? Se poi si pensa che il primo a proporre la separazione delle carriere fra giudice e PM è stato Licio Gelli, ideatore della P2, si può intuire dove leggi di questa natura vogliono arrivare, vogliono andare a parare, quale progetto totalitario vi sia dietro. Un altro modo per esautorare i magistrati, inquirenti e giudicanti è quello di tagliare il legame che li vincola alla polizia giudiziaria, facendo di questo un corpo autonomo dalla magistratura e magari subordinato ad altri poteri, per esempio l'esecutivo. Tutto il fascino che avrebbero per esempio i famosi investigatori delle fiction cinematografiche e televisive, dall'ispettore Derrick al commissario Montalbano, verrebbe distrutto da una tale amputazione rispetto ai GIP o al magistrato giudicante, costretto ad avere i poliziotti inquirenti solo in aula in sede di dibattimento di contraddittorio, ovviamente con tanto di avvocati agguerriti pronti a smorzare il valore delle indagini, dei testimoni convocati dall'accusa e di giocarsi magari il cosiddetto incidente probatorio, anche questo immortalato nelle fiction poliziesche. I processi in Italia vanno alla lunga anche perché la difesa ha tantissimi strumenti per complicare le cose, allungare i tempi, far valere le proprie garanzie, lavorare sui testimoni, sugli incidenti probatori, sulle proroghe e sui legittimi impedimenti, per puntare alla fine alla sospirata prescrizione, anche grazie al processo breve. C'è ovviamente un legame netto fra complicazione dei processi e facilità della prescrizione. Vi è in Italia un giudice ogni 32 avvocati, e la lotta è spesso impari. E occorre sempre ricordare che l'avvocato è un professionista che guadagna sul suo cliente, al di là del bene e del male, della verità e della menzogna, mentre il magistrato è un uomo dello Stato, e in nome dell'obbligatorietà dell'azione penale non ha nessun interesse privato né a condannare né ad assolvere un imputato. Se le garanzie della difesa in Italia sono abnormi, all'opposto quelle delle vittime sono poche. Poche sono le garanzie per le vittime. Le stesse richieste di risarcimento, quando non sono esposte a rischi, si estinguono spesso nel timore dei tempi lunghi e delle stesse spese processuali per averle. Insomma, se quasi sempre vale la pena per l'imputato condannato in primo grado per ricorrere in appello, tanto non ci perde niente, ha solo da guadagnarci qualcosa, per la vittima il ricorso in appello o la richiesta del risarcimento incontra mille difficoltà. Sepolti sotto montagne di carta, i magistrati italiani sono necessariamente spinti verso i non luoghi a procedere, le assoluzioni, l'accorciamento dei processi, quando è possibile, o il patteggiamento. Patteggiamento tra l'altro molto più diffuso negli Stati Uniti, dove l'imputato, dato il rigore delle leggi statunitensi, può solo confidare spesso in una limitazione della pena col patteggiamento economico. C'è chi ha proposto persino in Italia di pagare i magistrati a cottimo, tante ore di lavoro, tanto guadagno, mostrando così un'assoluta ignoranza del reale lavoro dei giudici. Un altro modo per tarpare le ali ai magistrati è mettere altri bastoni fra le ruote ai processi e la polemica contro le intercettazioni, che rimangono uno strumento indispensabile per le indagini.
Quelli che proprio non sopportano di essere intercettati, ancora più che i criminali, sono i politici, di destra e di sinistra. Per un lato le classi politiche tendono a controllare la magistratura, per un altro hanno il terrore di non essere liberi dalle indagini della magistratura. E allora si gonfia enormemente il numero delle intercettazioni in atto, dicendo ad esempio che tutti rischiamo di essere intercettati, quando invece si confonde il numero delle telefonate con quello degli intercettati, ciascuno dei quali ovviamente è in relazione con decine di telefonanti. Oppure si mettono nel conto delle intercettazioni anche i tabulati telefonici, che sono tutt'altra cosa e possono essere consultati dalla polizia investigativa su segnalazione dei PM. Sono diversi i tipi di intercettazioni, ma uno solo è lo scopo di chi le vorrebbe abolire: non disturbare il manovratore, ossia il politico che vuole avere mano libera nel muoversi come vuole, nel contattare chi vuole, fosse anche un esponente della criminalità organizzata, uno speculatore di banca o un concussore. O un mafioso. Evidentemente Mani Pulite fa ancora paura. E così, solo in questi ultimi 8 anni, 3 sono stati i tentativi per ovviare alle intercettazioni e imbavagliare la stampa che le comunica e ha il diritto di comunicarle, dal momento che vengono messe a disposizione di un gran numero di persone che frequentano i tribunali. Nel 2005 il ministro Castelli propone multe salate agli editori. Nel 2006 Mastella, nel governo Prodi, propone le manette ai giornalisti. Dal 2008 al 2010 Alfano, governo Berlusconi, propone che solo gravi indizi di colpevolezza autorizzano le intercettazioni, oltre che le manette ai giornalisti. Oltre a proporre, Alfano le manette ai giornalisti. Il che vuol dire, come direbbe Travaglio, che per intercettare una persona sospettata di delinquere devi già avere la prova provata che è un delinquente. Tante procedure, tanti riti alternativi al processo normale sono stati proposti, come il rito abbreviato, ricorso più massiccio al patteggiamento, ma tuttora questi riti alternativi sono rivelati solo una grande illusione e rimane nei tribunali la contraddizione fra una spaventosa mole di lavoro non smaltibile e la quantità prevedibile delle assoluzioni, dei non luoghi a procedere e delle prescrizioni. Poi, come si diceva, Davigo registra un eccesso paralizzante di ricorsi in appello per condanne in primo grado e d'altra parte uno scoraggiamento a ricorrere in appello da parte delle vittime, mentre pochissimi PM ricorrono da parte loro in appello contro un'assoluzione o una pena troppo leggera, avendo tanti altri processi da affrontare. Bene, il modo più ragionevole per calmierare i processi e renderne assimilabile il decorso o diminuirne l'inflazione è agire sulle tipologie dei reati, con leggi adeguate, che ne distinguano gravità e non gravità. E anziché sfornare nuovi reati, come fa il Parlamento, proponendo per esempio il carcere per prostitute e cliente in mezzo alla strada, cosa che è stata proposta, ecco, occorrerebbe invece depenalizzarne delle fasce, cioè depenalizzare delle fasce di reato in maniera giusta, oculata, ragionevole. Poi effettivamente in politica si litiga anche sulla maggiore o minore gravità di un reato e si arriva ad arrestare un ladro di polli e depenalizzare il falso in bilancio. L'Italia, insomma, è un paese strano. Quando il problema giustizia viene posto all'ordine del giorno, le classi politiche sembrano approfittarne solo per renderla un po' più complicata e un po' meno indipendente. Per tornare ad essere un paese serio, secondo Pier Camillo Davigo e Leo Sisti, occorre smetterla di vedere nella magistratura un corpo a parte da temere o da addomesticare, ma anche non fare più della legge qualcosa di interpretabile per alcuni ed inflessibile solo per altri, e dunque uscire dal cinismo di quella frase attribuita al grande Giolitti, per giunta un liberale. La frase diceva: le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici. Grazie.